Ce l'avete fatta? Dov'è l'amico tuo? Il professore ci aspetta dentro e non è amico mio. Eh già, mo l'amico tuo è un altro. Quello che sei fa vivo solo quando c'è da steccare. Spieghiamoci che la lezione è cominciata. Lo Stato italiano è malato. Il cancro bolscevico ha iniziato a corroderlo. Occorre amputare. Prima che l'infezione si diffonda. E per fare questo bisogna dare vita a una grande forza, una nuova forza antisistema, aperta a tutti. Polizia, chiesa, magistratura, anche all'uomo della strada, eh? Perfino agli sbandati. O agli spiriti liberi. Che dovrebbero fare esattamente questi spiriti liberi? Diventare soldati del nuovo movimento. Eliminare le cellule malate. Voi lo sapete chi è uno che si chiama Emilio Donati? Mai coperto. Un sostituto procuratore. Malgrado i nostri avvertimenti, continua a opporsi al processo di rinnovamento. Ah, ecco. Al finale sta cura antica anche lo sarebbe levato di mezzo libe da fastidio. Significa combattere insieme per una causa comune, con vantaggi comuni. Che dici? Se vorremmo arruolà? A me Adisa mi sfigura. A me invece macchiappa. Però mi piacciono quelle con sacco di stellette. Soldato è poco, Rosso. A quante stellette vorresti? Quelle che siamo abbassa. Perché se nulla hai capito, noi a Roma non piamo ordine. Li damo. Aspettate. Ho parlato di vantaggi reciproci, no? Se voi aiuterete me, io potrò essere di aiuto a voi. E come? Con il mio lavoro. Una perizia psichiatrica di infermità mentale vi farebbe assolvere da molti reati. La perizia in cambio dell'omicidio del magistrato. Un po' magro come un bottino di guerra, no? Mortacci del nero, faccia venire fino a qua per sentire ste strozzate. Questo dovrebbe decidere se uno è matto o no. Giusto a fretta potrebbe fare la perizia, così capiamo che cazzo gli ha preso.